Buongiorno a tutti e benvenuti al Ranking Coach Marketing Lab, il primo appuntamento. Partiamo oggi e una serie di appuntamenti appunto sul mondo del web marketing. Io sono Antonello Pugliese, account manager per Ranking Coach. E tra di voi ci saranno sicuramente o già chi usa Ranking Coach o chi magari ha semplicemente visto la nostra informazione su questi eventi, su questi laboratori webinar sui vari nostri canali social. Oggi partiamo appunto, parleremo di local SEO per le PMI. Con noi sono felice appunto di introdurre oggi Roberto Serra, che dovreste vedere qui di fianco a me. Ciao ragazzi, E buongiorno. Roberto, come stai? Tutto bene, grazie. Grazie a voi per l'invito, insomma, e l'opportunità di essere qua oggi. Grazie, grazie, grazie a te. Allora, oggi appunto parliamo di local SEO. Faremo una serie di webinar, già questo è il primo, poi ad aprile parleremo di altri tool dalla produzione al monitoraggio che aiutano sempre le PMI. Poi parleremo di reputation management con Trustpilot, poi parleremo di content marketing con una specialista italiana, Valentina Turchetti. E quindi toccheremo vari punti che possono essere interessanti sia per il cliente finale, soprattutto PMI, soprattutto piccola e media micro attività che appunto diciamo hanno bisogno di determinati strumenti per poter essere più visibili online, e poi anche magari alle agenzie e consulenti che hanno come target questo tipo di clienti. Ok, Roberto, ti lascerei la parola chiedendoti appunto di presentarti brevemente per chi non ti conosce già, anche se sei già abbastanza famoso, quindi Formoso, formoso sì, grazie. lascio la parola a te, e ecco, Ok, semplicemente. allora io partirei direttamente con magari le slide, perché nella seconda c'è insomma una mia introduzione, quindi se Stefano mi dà la possibilità di condividere lo schermo, allora vediamo un po', mostra schermo, dovremmo esserci. Sì. Allora, mi confermi che vedi le slide? Sì? Sì. Ok, allora che dire ragazzi, partiamo. Questo di oggi è una piccola, diciamo, introduzione alla local SEO, se non altro per cercare di trasmettere l'opportunità che questa rappresenta, anche perché in gran parte è possibile approcciarsi a questo tipo di vantaggio, direttamente senza alcuna conoscenza tecnica. E questa è una peculiarità che non sempre in ambito SEO e di posizionamento sul motore di ricerca o search marketing più in generale è tale. Mi hai chiesto di presentarmi, ho preparato una slide in cui sono magnificamente sorridente, poi dico per chi ci segue, sono sempre più bello dal vivo che in foto, quindi allora Nei io sono Roberto. concerti è sempre meglio, no? Le band dal vivo che. Esatto, come concerti mi piace. Allora, io chi sono? Sono Roberto Serra, mi occupo di posizionamento sui motori di ricerca e più nello specialista, più nello specifico di lancio di marche di prodotti e di servizi. A differenza di come c'è scritto in questa slide, dove è successo, diciamo, manca di una C, cerco di farlo sempre in funzione delle peculiarità dell'azienda e con l'obiettivo di mettere a regime questa cosa che si chiama internet e che per forza di cose deve diventare un'opportunità perché oggi lo è. Quindi, siccome in tanti vedono il web come un'opportunità, ma poi non riescono a concretizzarla, io mi pongo in risposta a questa esigenza come consulente, come tecnico che vuole, per così dire, indicare la strada e fornire tutto ciò che serve direttamente e indirettamente affinché il web possa produrre dei risultati. In primis, vi voglio ringraziare per avermi invitato qua oggi perché è insomma con grande piacere che ho scelto di partecipare. E dato che quando ci sono le slide, poi si tende insomma ad annoiarsi un po', qualcuno potrebbe scappare a metà, anche perché le mie slide sono sempre particolarmente brutte perché non sono un grafico e quindi fatico sempre un po'. Ho pensato di compensare con una piccola sorpresa che però ho lasciato alla fine. Quindi tu che stai da adesso, Anche davanti a... Dimmi Stefano, noi ce dimmi, l'abbiamo. Antonio. Ci abbiamo Sì. anche una sorpresa, quindi due sorprese oggi. Doppia sorpresa. Allora che dire?
Cioè, se sei là che sei attaccato allo schermo in questo momento, non staccarti sino alla fine, perché poi dopo ti dico io qual è la sorpresa di Roberto e Antonello ti dirà qual è la sorpresa di Ranking Coach, che è una sorpresa anche per me, quindi saremo in due ad aspettarla. Guarda le ciance, dimmi Antonello. Canale, mi piaceva questa cosa, la volevo. Non cambiate canale. Poi ci sono quelli che dicono chi cambia canale è, in questo caso, boh. Non lo so, non lo so. Allora, bada le ciance, se sei d'accordo, io andrei nel vivo della presentazione, dove ho cercato di essere estremamente sintetico nell'esporre ciò che poi operativamente può aver senso fare per ricevere un beneficio diretto. Di conseguenza mi lancio in questo e vado alla prima domanda che mi viene fatta spesso e alla Davide. quale c'è una risposta che è decisamente rilevante, cioè la domanda è perché investire tempo e risorse nella local SEO? Premesso che la local SEO è una disciplina che non si presta a tutti i tipi di business, laddove invece tu hai un'attività locale o comunque un business che ha a che fare con un mercato di riferimento locale, è decisamente importante strizzare l'occhio a questa disciplina. Il perché ce lo dicono i numeri. Queste sono alcune delle statistiche di Google Local Search 2019. E tra tutto, insomma, premesso che la crescita rispetto agli anni scorsi è in continua evoluzione, questo è presto detto, il mobile è sempre più al centro delle ricerche degli utenti e di conseguenza la geolocalizzazione diventa sempre più un elemento rilevante, è veramente rilevante leggere che il 46% di tutte le ricerche fatte su Google sono di tipo locale o si riferiscono a informazioni di tipo locale. Se è vero che insomma tutto ciò avviene, provate a immaginare voi qual è l'opportunità, cioè immaginati cosa significa, quasi la metà delle ricerche sono locali. Se oggi è un'attività sul web, ti occupi di digital, è probabile che un utente su due sia dunque alla ricerca di informazioni locali. Questo di per Posso sé credo sia fare sufficiente. Certo, dimmi. una domanda? Magari può essere interessante anche per chi sta partecipando. Può sembrare molto banale, però a noi capita come ranking coach, quando tu hai detto attività locale, ok? Forse ne parlerei anche dopo, però la prima domanda che ci viene fatta solitamente è: che cosa si intende per attività locale? Soprattutto, devo avere per forza l'indirizzo fisico, il negozio, oppure no, eccetera, eccetera. Può sembrare banale, però molti, da questo punto di vista, ancora, non voglio dire che vanno in panico, però non si capisce, okay, quando bisogna fare local SEO. Cioè, bisogna avere, domanda semplice, bisogna avere un indirizzo fisico, sì o no? Oppure c'è qualcosa, insomma, borderline, ecco. Allora, Google su questo è molto preciso. Pensa che per validare la scheda Google My Business, che ti dirò dopo esattamente cos'è e come funziona, invia una cartolina a un indirizzo fisico affinché questa possa essere poi validata. Di fatto la cartolina contiene un PIN e tu questo PIN poi lo devi mettere su Google per dimostrare che l'hai effettivamente ricevuta. Quindi il possedere un indirizzo fisico per gran parte delle attività local è un elemento peculiare, cioè è un elemento che trova il senso. Poi viene da Perfetto. sé che laddove tu sia interessato a vendere dei prodotti in un certo luogo, diciamo che così, prodotti o servizi, ha comunque senso concentrarsi nell'opportunità locale e non in quella generale, diciamo, che magari è più fuori dalla tua portata perché è più complessa e più difficile da raggiungere. Quindi, se parliamo di local SEO in termini proprio stretti, l'indirizzo fisico è necessario. Se parliamo di local SEO in termini di opportunità, a seconda del tipo di business, stiamo parlando di intercettare delle ricerche che avvengono in un posto, e laddove tu, con i tuoi prodotti e servizi, in quel posto ci puoi essere, di conseguenza puoi approfittare di questo Ah. livello di ottimizzazione. Grazie. Ok, allora dicevamo che quindi il 46% delle ricerche su Google sono locali, uno su due cerca in posti specifici, da posti specifici.
Beh, che dire, qui l'opportunità è parecchia e farsi trovare pronti diventa quantomeno doveroso. In realtà hai anticipato questa slide, cosa significa esattamente local SEO? Okay. Che diceva, insomma, la locazione è quello che abbiamo appena detto, cioè la possibilità di comparire i primi posti sui motori di ricerca, vada bene sui motori di ricerca, perché Google non è l'unico motore di ricerca e non è neanche l'unico punto in cui tu puoi essere in corrispondenza di una ricerca locale. Pensa banalmente al navigatore satellitare che è nella macchina, no? Alcuni di voi possono aver utilizzato, per esempio, applicazioni come Waze, come insomma dei GPS o all'interno del telefonino, o addirittura come fa Mercedes all'interno dei veicoli con software proprietario. Beh, anche queste ti segnalano tutta una serie di informazioni, ti dicono dove sta la pompa di benzina più vicino, ma ti dicono anche dove sta la pizzeria, dove sta il negozio, dove c'è quello, dove c'è quell'altro, indirizzando poi di fatto l'utente in un posto anziché in un altro. Quindi, quando parliamo di un'ottimizzazione corretta dal punto di vista di local SEO, non intendiamo soltanto essere presenti su Google, ma su Google, i motori di ricerca e tutti gli eventuali device che, per così dire, veicolano questo tipo di informazioni. Questo è un concetto che mi piace sottolineare perché spesso si confonde, no? Google con tutto invece il set di opportunità che ci sono. Ovviamente Google gioca la parte più rilevante, su questo siamo tutti d'accordo. Alla domanda come faccio a intercettare una ricerca locale, cioè a vedere, a rendermi conto che la ricerca più davanti è di tipo locale, beh, ci sono diversi segnali, adesso ne vedremo alcuni. Contemporaneamente voglio però veramente segnalarti quanto questo aspetto della SEO sia determinante e importante. Quindi ho messo l'accento su alcuni punti che ora vediamo uno per uno proprio con questo obiettivo. Supponiamo di fare una query di tipo generica, come Librerie Roma, questa è la SERP che ci si presenta. Come vedi, non abbiamo più gli ads, i primi tre risultati organici, magari direttamente sotto, ma la SERP cambia completamente. L'above the fold, quindi la prima parte immediatamente visibile, ci mostra una mappa dove sono segnate tutte le principali librerie, e subito sotto abbiamo una vera e propria lista che, come tale, è ordinabile per valutazione, per orario e per altri parametri che adesso vedremo, con tutte le librerie una sotto l'altra. Questo tipo di ricerca è estremamente geolocalizzata, no? Perché chi scrive sta roba qui sta cercando quella roba, in questo caso la libreria, in quel posto, in questo caso Roma. Di conseguenza, quando vedi questo snippet, la ricerca è geolocalizzata. Ma non è tutto, perché Google poi va ancora più nel dettaglio proponendoti, e basta che vai sotto, delle ricerche correlate. Cosa sono le ricerche correlate? Sono ricerche appunto per le quali vi è una corrispondenza diretta tra la prima e quelle che avvengono. Quindi lui qui ti anticipa, ti dice, guarda, forse potrebbe interessarti anche questo. Come vedi, tutte le ricerche correlate e riferite a Librerie Roma hanno elementi ovviamente geolocalizzati. E qui è molto interessante vedere come si parla subito di Librerie Roma Sud e Librerie Roma Nord. Questo ti fa capire quanto proprio sia importante fare proprio centro, no? E mai essere generici in questo caso. Dopo ti mostro come. Vive a sud, magari è più comodo, soprattutto a Roma, andare vicino e non andare appunto in una libreria a nord, è più scomodo, quindi già affina la sua ricerca, Assolutamente. la user experience. Assolutamente sì. Se posso aggiungere, il fatto che sia presente in questa parte della SERP significa che le persone cercano questa roba qua. Ok? Quindi qui è Google stesso che ti sta dicendo: guarda che Libreria Roma è generico, in tanti altri cercano Libreria Roma Sud, Libreria Roma Nord. E mano a mano che vai avanti diventa sempre più specifico. Lo stesso succede dove? Sulla parte suggest, no? Come vedi, qui abbiamo le Librerie Roma Sud, le Librerie Roma Nord, arriviamo a EUR, lavora con noi, librerie scolastiche a Roma. Tutto questo ti fa capire quanto poi nel dettaglio si possa scendere e quanto sia di conseguenza importante fornire a Google delle informazioni
precise rispetto alla nostra geolocalizzazione. Laddove io ho un'attività a Castelvecchio, limitarmi a dire che sono a Castelvecchio, di conseguenza capisci che è perdermi la parte migliore della torta, tra virgolette. Un aspetto rilevante in tutto questo è certamente il punto in cui, cioè proprio l'esatto momento e l'esatta geolocalizzazione attraverso la quale io faccio la ricerca. Cioè, se io faccio una ricerca a Roma, ho dei risultati. Se io li faccio già a Roma Sud e a Roma Nord, avrò dei risultati diversi in questo caso. Figurati se la faccio a Milano o a Bologna. Quindi, anche il punto esatto in cui io faccio la ricerca è un elemento. E come sapete, come sai, Google è sempre attento a cercare di capire dove ci troviamo. E persino su desktop, no, faticherete a trovare un elemento di questo tipo in basso, proprio sotto al termine della pagina. La geolocalizzazione, infatti, è attiva costantemente, male che vada attraverso indirizzo IP, via GPS, laddove invece utilizzo un dispositivo Google Android o comunque sia un telefonino che, se è agganciato a una rete 5G, fornisce dati veramente super precisi. E questo è un altro punto che mi piace sottolineare, cioè il fatto che il luogo in cui ci troviamo incide nelle ricerche che facciamo, e tutti questi sistemi diventano sempre più precisi nel comprendere dove siamo e dunque restituire informazioni rilevanti. Se questo è quello che fa l'utente su desktop, viene da sé che su mobile, abbiamo detto, avviene tutto questo moltiplicato 1000. Di fatto persino la pagina si presenta in maniera diversa, in ottica mobile first, come vedi la stessa, quelli librerie Roma, mi dà delle informazioni che sono già diverse. Cioè aggiunge da qui, in questo caso, altri luoghi e, come vedi in alto, proprio sotto la mappa, mi dà dei filtri che su desktop non sono spesso disponibili. Poi devo dire la verità, cambiano continuamente. Questo ci fa capire anche come le attività di Google, in questo senso, siano e di testing siano veramente forti, e se ci lavorano così tanto vuol dire che un motivo ci sarà. In questo caso troviamo, vedi, aperti adesso i più votati altri filtri, cioè la logica che permette a Google di, per così dire, organizzare le informazioni è sempre più specifica. Quindi, se noi siamo pronti a rispondere e a dare, a fornire informazioni corrette in questo senso, ci avvantaggeremo non solo di un migliore posizionamento sui motori di ricerca, ma di una migliore presenza e dunque visibilità online. In questo primo, diciamo, pezzetto, l'intento era quello di dimostrarti come e quanto il local sia effettivamente presente tutti i giorni davanti alle ricerche che fai su Google, e quanto questo di conseguenza possa diventare rilevante in ottica di acquisizione di una visibilità che spesso è tanto ambita, ma che si fatica a intercettare. Se questo è quello che succede su Google, io adesso vado, mi fermo un attimo, perché so che Antonello c'ha da farmi qualche domandina. Sì, allora innanzitutto una breve considerazione su quest'ultimo punto, no? Sul fatto del, per esempio, tu hai mostrato l'orario di apertura, aperti ora, è importante, okay? Avvicinarsi alla cosiddetta user experience che gli utenti fanno dei motori di ricerca, okay? Perché? Perché a me capita, viaggio spesso e mi è capitato in diverse città di dover usare il mio smartphone, mobile phone, per andare a mangiare di sera, per esempio, e ricercare delle informazioni, per esempio, trattoria slow food, diciamo, dove mi diceva che era aperto, apriva alle 19:30, Ragazzi, io non sono so se mi andato. sentite, ma io non sento più, non ho più audio. Non hai più audio? Perché forse ho visto che avevi gli auricolari. Cioè, li hai Bello staccati della completamente? diretta. Ci senti? Roberto? Ora ci senti? Roberto? Ok,
Roberto, ci senti? Non ci senti? Roberto? Scusate un attimo, vediamo, cerchiamo di ripristinare subito l'audio a Roberto. Roberto? Allora, so che i partecipanti ci sentono, Roberto in questo momento non ci sente. Allora, Roberto? Ragazzi, io non vi sento, non so cosa è successo, ma manca l'audio. È Allora, venuto a mancare l'audio. ora, ci senti? Che strano. Senti? No. Ok, Non so se sia un problema mio o Roberto, di GoToWebinar. continui, non so se come fare. Continua la Il bello della presentazione. diretta, questo. Sì, infatti. Se possibile, magari chiudere e riavviare, non so, continua con la presentazione. Ok, andiamo così. Allora, io non sento, Antonello, io non ti sento, però tu mi puoi scrivere e questo ci è sufficiente. Allora, riprendo, magari le domande scrivimele in maniera tale che io possa risponderti. Ok, io le leggo. Allora, torniamo un attimino dove eravamo. Allora, se questo è vero, quindi abbiamo tutte queste opportunità davanti a noi, ora la domanda è: perfetto, al netto di tutto questo, io cosa posso fare per così dire, avvantaggiarmi di questa visibilità che Google mi può offrire? Google, motori di ricerca e tutti i vari device mi possono offrire. Allora, ci ho messo adesso uno sotto l'altro, talvolta a fianco, i principali, diciamo, elementi on page che possono, e off page, che possono influire direttamente nel tuo posizionamento locale. Bada bene, queste cose che ti vado a dire ora possono essere più o meno tecniche, ma di fatto, credimi, non c'è niente di inarrivabile. E soprattutto al netto di tutta sta roba qui, il bello è che ci sono dei software proprio come Ranking Coach che ti permettono di migliorare in maniera semplice tutte queste dinamiche qua. Allora, tieniti fermo sulla sedia, stai lì con gli occhi attaccati, incominciamo. Allora, in primis, le URL rimangono allo stato attuale un importante elemento di ranking, d'accordo? Quindi, se hai una pagina, le URL, il title e la description le puoi utilizzare per far capire al motore di ricerca il luogo in cui opera la tua azienda. Qui ti suggerisco. Se hai un business che è fortemente geolocalizzato, allora ha senso che queste informazioni siano presenti in tutte le pagine. Laddove invece non sia esattamente così, puoi certamente approfittare per creare delle pagine obiettivo che abbiano queste informazioni ottimizzate al loro interno. D'accordo? Perciò mi riaggancio un po' a quello che diceva Antonello prima, laddove io ho possibilità di avere un'attività proprio locale come un classico negozio con apertura in strada, battente strada, ha senso che vado a ottimizzare per tutto il sito. Laddove magari tu sei un consulente, comunque sia, vuoi puntare a intercettare delle ricerche geolocali in una determinata area o zona geografica dell'Italia, potrebbe avere senso creare delle pagine a sé. Ecco, queste pagine devono avere questi elementi qua ottimizzati. Allora, quindi la URL è l'indirizzo del sito che te lo dico a fare. Questo qui deve certamente contenere le informazioni in maniera specifica della tua attività e del luogo in cui si trova. Poi assolutamente ti consiglio di utilizzare Google Local che di fatto ti dà la possibilità attraverso Google My Business di aprire una scheda in maniera, capiamoci, semplice, facile e anche direi veloce, all'interno della quale inserire tutte le informazioni geolocali riferite al tuo business. Allora, tieni presente che laddove tu apri una scheda Google Local, stai utilizzando
uno strumento che di fatto ti dà Google. Ok, quindi è evidente che giocando in casa avrai certamente la chance, maggiori chance, per così dire, di andare a posizionarti. E quel box che vedevamo prima, per la maggior parte, quello con tutte, diciamo, le mappe e le varie informazioni geolocali, quello che vedi più spesso, il più delle volte arriva da là. Quindi Google My Business è certamente una cosa che devi prendere in considerazione, off-site, esattamente come devi prendere in considerazione l'ipotesi di andare su Google Maps e crearti certamente una pagina contatti, ok? Laddove utilizzi Google My Business, a un certo punto dell'utilizzazione della tua scheda ti verrà richiesto. Laddove invece questo non ci sia, comunque a prescindere, tieni presente che la mappa è un elemento utile e che ti permette di indicare in maniera estremamente precisa e puntuale il luogo in cui ti trovi. Poi una piccola dritta che mi sento di darti per quanto riguarda invece ciò che all'interno della tua pagina, del tuo sito puoi fare, laddove appunto hai bisogno di divulgare queste informazioni in più pagine possibili, usa il logo. Il logo è un elemento che si ripete su tutto il layout, di conseguenza si presta molto bene a ottimizzazioni di questa natura. Per ottimizzare il logo puoi fare principalmente due cose, a dire il vero tre, però la terza è un po' più tecnica. Ti dico prima quelle due facili, poi quella un po' più tecnica. La prima è lavorare ovviamente sul nome del file, d'accordo? Per quel poco che può servire, comunque diciamo un elemento in più. Poi certamente attraverso il tag alt, quindi il testo alternativo delle immagini che puoi utilizzare per raccontare a Google ciò che l'immagine mostra. TagAlt nasce per questo ed è acronimo di Alternative Image Text, cioè è il testo alternativo all'immagine. È una roba abbastanza primordiale, pensa che inizialmente serviva quando Google non riusciva a caricare l'immagine. Allora chiedeva ai webmaster di scrivere ciò che l'immagine conteneva affinché questa descrizione potesse essere utilizzata laddove l'immagine non venisse visualizzata. Oggi il testo alternativo esiste ancora, lo puoi utilizzare quindi per specificare elementi e informazioni di questa natura. L'ottimizzazione delle immagini spesso è sottovalutata, a mio avviso, invece nasconde un sacco di opportunità. La terza, quella un pelo più tecnica, riguarda l'ottimizzazione dei cosiddetti EXIF data, cioè sono dei metadati caricati all'interno dell'immagine, spesso sconosciuti o nascosti in più, che di fatto possono contenere informazioni di tipo geolocale. Quindi, al netto di questo, una cosa che puoi certamente fare è utilizzare gli EXIF data per specificare dove l'immagine è stata scattata, di una foto, oppure nel caso del tuo logo, dove si trova la tua azienda. Attraverso questi tre piccoli tricks dovresti già riuscire a espandere, per così dire, questo concetto all'interno del sito in più punti, in maniera abbastanza semplice. Però, ovviamente, qui siamo appena all'inizio. Di fatto, per quanto scontato, in tanti dimenticano di ottimizzare, diciamo, proprio anche persino la pagina contatti con la posizione e l'indirizzo esatto. Quindi tieni presente posizione, indirizzo, dati più specifici relativi alla geolocalizzazione sono i benvenuti su tutte le pagine, figuriamoci nella pagina contatti, d'accordo? Quindi nella pagina contatti fai un buon lavoro e mettici tutte queste informazioni qua. Altro elemento rilevante, certamente sono le menzioni sui social. Facebook stesso ti permette di aprire delle schede aziendali indicandone la geolocalizzazione. Sebbene questi dati sono ovviamente proprietà di Facebook, nel caso di Facebook e nel caso degli altri social network, laddove questi sono pubblici, Google ci arriva. E se Google ci arriva, sappiamo che in ottica SEO le menzioni sono rilevanti talvolta anche in assenza di link, queste possono certamente contribuire a specificare, per così dire, la tua posizione e di conseguenza contestualizzarti all'interno di ricerche pertinenti. Inutile, poi, oddio, inutile, è utile, però ormai dovrebbe essere quasi scontato, cioè
mobile first. Oggi non possiamo più pensare di lavorare senza questo tipo di approccio. Laddove la maggior parte della ricerca viene da device mobile come smartphone, tablet e compagnia cantante, avere il sito ottimizzato solo per desktop è di per sé certamente negativo. Tieni presente che Google stesso implementa e sviluppa una tecnologia che si chiama Google AMP, che ha proprio come obiettivo quello di, per così dire, ottimizzare i tempi di caricamento delle pagine, i contenuti in esse presenti, proprio al fine di guadagnare una maggiore fruibilità lato mobile. Quindi anche qui, come dicevo prima, rendiamoci conto che questi sono dei progetti estremamente complessi e grandi. Da dove Google investe tanto per tirar fuori una tecnologia come AMP, è evidente che lo fa perché ormai il contesto lo richiede. E molto probabilmente per il motore di ricerca in primis è importante che i siti siano ottimizzati in quest'ottica qua. Quindi il sito deve essere mobile first, questo mettitelo in testa, deve essere una priorità. Un altro punto fortemente rilevante, ma proprio tanto, 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 che spesso viene lo stesso sottovalutato, sono i dati strutturati. Allora, fermi tutti, cosa sono i dati strutturati? Adesso stai dicendo, ma che cavolo sono questi dati strutturati? Allora, i dati strutturati sono delle informazioni che tu vai a iniettare direttamente all'interno del motore di ricerca. Okay? Lui non interpreta i dati strutturati esattamente come invece avviene quando fa una scansione del testo. Cioè, prova a immaginare quando il motore di ricerca deve capire cosa è contenuto nel testo che tu hai scritto, no? Per poi assegnargli un posizionamento, e le dinamiche sono complessissime perché si parte dal crawling dello spider che trova il contenuto, poi questo contenuto viene analizzato algoritmicamente, dopo che lui forse ha capito quello che contiene e assegna un ranking, questo posizionamento poi va a cambiare perché nel frattempo ci ripassa, si corregge, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, i dati strutturati parlano direttamente al motore di ricerca, in maniera proprio diretta e senza filtri. Quindi l'utilizzo corretto dei dati strutturati è certamente un'opportunità. Per quanto riguarda il linguaggio da utilizzare in questo senso qua, beh, il markup è quello di schema.org. Schema.org è un dizionario che appunto nasce per volontà di Google, Yahoo, Bing, dunque Microsoft, proprio con l'obiettivo di parlare un'unica lingua e di trasmettere delle informazioni precise e chiare a tutti. Attraverso quindi questo tipo di markup, poi ti vai a vedere schema.org se vuoi avere dei riferimenti proprio su questo passaggio qua, capisci bene che poter dire a Google in maniera chiara e precisa che tu sei lì in quella città, in quella via, che fai quell'attività e quindi sfruttare tutti i vocaboli, per così dire, presenti su schema.org per qualificare e indicare in maniera precisa la tua geolocalizzazione, va certamente a tuo favore, perché a differenza di tutti gli altri siti che devono essere interpretati, il tuo potrebbe essere quello che va dritto al dunque e che quindi ottiene un posizionamento in tempi più rapidi e decisamente più profittevoli di conseguenza per il tuo business e le tue attività. Ok? Questi erano gli 8 tips che, a mio avviso, al di là di quello che puoi leggere su internet, c'è un macello. A mio avviso, queste sono le 8 cose più rilevanti che puoi fare e che puoi fare subito e che ti consiglio di fare subito se vuoi, diciamo, approfittare delle opportunità della local SEO. Questo potrà funzionare più o meno in funzione di quanto tempo tu dedichi a questa attività, della tua attenzione nel creare la scheda Google My Business, nella tua attenzione nel rivedere le URL, una cosa è certa, un po' di lavoro ci vorrà, ma ti posso garantire che i risultati, se fai tutto bene, non tarderanno ad arrivare. Ok? C'è un extra tips che mi sento di darti perché oggi più che mai è fondamentale e sta un po' diventando il mio mantra. Permettimi una piccola parentesi che apro e chiudo subito, quindi tranquillo. In questo momento storico, il motore di ricerca, parliamo di Google, non è più
lo stesso di qualche anno fa. Tecnologie come intelligenza artificiale, machine learning e chi più ne ha più ne metta erano fantascienza sino a qualche anno. Oggi sono realtà. Tutto questo si concretizza in una cosa che si chiama Rank Brain, Google Rank Brain, cioè il sistema, il processo di machine learning e intelligenza artificiale che è di fatto responsabile del posizionamento dei tuoi contenuti e delle tue pagine. Su cosa lavora questa parte di Google? Lavora esattamente sulla rilevanza dei contenuti, cioè i tuoi contenuti devono essere rilevanti. Ok? Cosa significa rilevanti? Significa che devono rispondere a un intento di ricerca esplicito, preciso e manifestato, d'accordo? Quando fai una qualunque query su Google, in questo senso, guarda che non faticherai a capire qual è l'intento di ricerca. Vai su con una keyword generica e vedrai che la SERP ti darà informazioni talvolta di tipo commerciale, talvolta, cioè se vai a cercare frigorifero Ariston, troverai tutti i frigoriferi in vendita attraverso Google Shopping stesso. Se vai a scrivere guida SEO, troverai tutti i contenuti informazionali. Se vai a scrivere consulente SEO, troverai tutte le pagine dei consulenti. Perché? Perché Google elabora l'intento di ricerca e di conseguenza raggruppa le SERP per tipologia. Queste qui sono, le SERP possono essere, guarda, non è complesso, informazionali, ok? Perché sono quelle dove l'utente cerca l'informazione. Transazionali sono quelle dove l'utente acquista, d'accordo? Attraverso questo genere di catalogazioni lui va a generare delle SERP. Quindi è molto importante che tu sia rilevante nei tuoi contenuti. Perciò nelle pagine che vai a fare, negli articoli che vai a fare, poi mi immagino tu conosca la differenza tra pagina obiettivo e pagina di supporto, qualora non sia così, poi adesso ti dico tutto. Ciò che è importante è che le citazioni, le menzioni e le co-occorrenze, devi capire che aiutano i motori di ricerca proprio ad assegnare questa rilevanza, ok? E se lui capisce bene e in maniera precisa che tu sei rilevante per un certo tipo di ricerche geolocali, allora succede la magia perché ti aprirà i rubinetti di tutto quel traffico lì e finalmente il tuo sito andrà a fare accessi. A questo punto, quindi quello che ti suggerisco è certamente di lavorare su questi elementi. Ricordati title, meta description, heading, tag alt e markupschema.org. Ad eccezione dell'ultimo, gli altri sono veramente la base, d'accordo? Quindi proprio l'ABC, le cose storiche che si fanno e che si sono sempre fatte. Ecco, continuano ad essere rilevanti, puoi sfruttarle in questo senso. Ti lascio tre riferimenti, quindi sono dei riferimenti che puoi andare a spulciare, se vuoi, per così dire, entrare un pelo più nel dettaglio di questo argomento qua. Il primo è la Local SEO Checklist che trovi sul mio blog. Quindi devi andare su roberto-serra.com/local-seo e ti trovi la checklist che riprende un po' queste cose che ci siamo detti. E delle altre. Poi un altro contenuto che ho piacere di condividere con te è un video fantastico dove Rob Bonucci di Unbounce fa veramente il punto su ciò che la Local SEO è e può offrire in concreto alle aziende e ti strasuggerisco di vederlo. È in inglese, quindi non so se parli inglese o se quantomeno lo leggi, vale assolutamente la pena di darci un occhio. Il terzo riferimento è Google My Business, che molto banalmente ti fornisce tutte le informazioni relative a una corretta creazione della scheda Google My Business. E poi c'è Ranking Coach, perché che te lo dico a fare? Allora, guarda, parlandoci molto chiaramente, ho apprezzato tantissimo la capacità di questo software di prestarsi a un pubblico che non è tecnico, quindi quando lui ti va a dare le dritte per ottimizzare, per migliorare il posizionamento, ma forse neanche tanto migliorare il posizionamento, per guadagnare più traffico, oserei dire, anche perché ormai il posizionamento sui motori di ricerca sta diventando un concetto che forse non è più quello che conoscevamo, no? Perché oggi tanto più sei bravo a fornire le informazioni, quanto più queste vengono distribuite su diversi device, su diverse situazioni, lo dicevamo all'inizio. Quindi, se
Reticoli fa esattamente questo, ti dà la possibilità di fornire in maniera organizzata, precisa e semplice tutte le principali informazioni ai motori di ricerca. In quest'ottica qui, premesso che, come ti dicevo prima, ho apprezzato proprio la pragmaticità di questo processo che diventa finalmente semplice alla portata di un non tecnico, d'accordo? Non posso che suggerirti di conseguenza di utilizzare di darci un occhio. Ora, lo so che ti sembra una marchetta perché ti sto parlando attraverso il webinar di Reckin Coach, ma credimi, non lo è e ne vale assolutamente la candela. Che dire, la mia presentazione per quanto concerne la Local SEO è quasi giunta al termine, e tu ora, se c'eri all'inizio, ti dirai: aspetta un attimo, Roberto, ok, tutto interessante, ma e la sorpresa, che fine ha fatto la sorpresa? Allora, sta arrivando, non ti preoccupare, non mi sono dimenticato. Allora, metti in testa questo: content is the king, SEO page optimization is the Kong. D'accordo? Se il contenuto è il re, l'ottimizzazione per i motori di ricerca è in assoluto, l'ottimizzazione on page è in assoluto una delle cose più rilevanti. Proprio per questa ragione ho fatto, nei mesi scorsi, ho pacchettizzato tutto il meglio e quanto di più pragmatico conosco affinché le pagine si possano posizionare correttamente oggi, nel 2019, lo sottolineo, senza avere conoscenze tecniche, e l'ho inserito all'interno di un corso che si chiama Rank Brain SEO e che puoi trovare sul mio blog all'indirizzo che leggi in basso a destra, robertomanoserra.com/corso-seo. Dov'è la cosa fantastica? Beh, te lo do al 50% di sconto per ringraziarti di essere stato qui a sentire la mia presentazione in compagnia di Renting Coach. E se vorrai, potrai quindi portartelo a casa col 50% di sconto e fare il punto, credimi, in maniera estremamente pratica e pragmatica su ciò che merita di essere fatto on page per guadagnare traffico, visibilità e dunque generare finalmente richieste e vendite. La mia presentazione finisce qua. Ora, non so se il problema con l'audio è ancora attivo. Antonello, prova a dirmi qualcosa, vediamo se ti sento. Mi senti? Mi senti? Mi senti? Non sento niente, fantastico. Allora, che dire, ragazzi? Allora, Io passo la parola a questo punto ad Antonello, al quale chiedo di segnalarmi laddove ci fossero delle domande, e vi ringrazio ancora per l'attenzione. innanzitutto grazie Roberto. Sì, prima di passare alle domande dei partecipanti, avrei io alcuna domanda e ti faccio delle domande nelle domande, o meglio in chat, Roberto. Una, poi passo appunto la parola ai partecipanti. Allora, Roberto, ti sto scrivendo in chat. Non so se leggi in chat. Un attimino. Antonello, eccomi. Eccomi. Dobbiamo fare un po' così perché altrimenti non riusciamo ad andare avanti. Allora, ho lanciato le domande, se ci saranno, ai partecipanti. Io però avevo un paio di domande, così nel frattempo che aspettiamo le domande, se ci sono. Magari tu puoi rispondere a queste domande, a queste ulteriori informazioni. Innanzitutto vorrei entrare un po' più nel merito di Google My Business, di cui hai parlato, ok? La prima Ok. domanda è, perché ai molti forse questa cosa non è chiara, quando parliamo di Google My Business, quali sono, se ci sono, altri servizi, ovviamente di Google, che vengono influenzati da Google My Business, cioè quando noi creiamo la nostra pagina, attività su Google My Business, inseriamo delle informazioni, quali sono gli altri, appunto, servizi, chiamiamoli servizi, sì, di Google, che vengono influenzati da queste informazioni che noi inseriamo su Google My Business, se ci Ma sono? guarda, sono una marea, cioè sono proprio tanti, perché Google My Business diventa la fonte dal quale lui poi prende le informazioni vere. Sì. Cioè, di conseguenza, una volta che lui elabora il dato,
poi lo restituisce su più piattaforme, in più momenti. Partiamo da Google Maps, arriviamo a Google Search, possiamo arrivare al navigatore satellitare, appunto, che è presente su Android, e così via. Quindi l'importanza è veramente sostanziale, proprio perché laddove tu dai quelle informazioni da dentro, e diventa sempre più preciso Google My Business in questi anni nell'essere capace di raccogliere le informazioni e organizzarle, hai poi la possibilità di uscire in tutti questi altri canali, che oggi sono questi, ma non mi stupirei se domani potessero poi diventare tantissimi, moltiplicarsi di Certo, parecchio. certo. E l'altra è, bisogna aggiornare anche Google My Business, perché immagino che molti, no, sai, vabbè, ora creo la mia pagina, metto le 5 E foto, e ce l'ho, poi, vabbè, cambio indirizzo, cambio le immagini vecchie. allora, sì, la risposta è sì. L'importante apprezza Google gli aggiornamenti. Certo. Proprio come gli aggiornamenti che bisogna fare sul sito, no? Sui contenuti del sito. Assolutamente sì, anche perché, per così dire, è chiamato freshness, no? Ed è la capacità di una risorsa, di un contenuto, di essere aggiornata, di essere, per così dire, seguita. È un elemento di ranking questo, e lo è in maniera dichiarata da parte di Google. Di conseguenza, figurati se poi lui a casa sua viene meno a questo genere di dinamiche. Non escludo ci possano essere poi delle valutazioni specifiche per la scheda Google My Business, ma probabilmente sono differenti da quelli della rete search e così via. Ma è evidente che un contenuto aggiornato è sempre preferibile, preferito dall'utente, dunque dal motore di ricerca. Certo. Intanto ho un'ultimissima domanda e ricordo ai partecipanti che se vogliono fare le domande nella sezione domande nel menu di destra possono fare le domande. Sempre riguardo a Google My Business, le recensioni. Quanto sono Hai importanti? toccato un punto. Perché dobbiamo utilizzarle? Perché quanto sono importanti? Abbiamo visto nella SERP di Google, quando tu hai mostrato, no? Librerie Roma, eccetera, Certo. eccetera, come apparivano le stelline, no? Del punteggio delle recensioni calcolato sul numero di recensioni, giusto? Quindi è importante, quanto importante, vogliamo chi si è trovato bene, possibilmente, ovviamente, poi magari c'è il caso in cui una magari anche sciocchezza a volte dipende, ci lascia una brutta recensione, però non abbiamo paura di chiedere recensioni al nostro cliente, vero? Ai nostri clienti, anche perché credo che tramite Google My Business ora c'è proprio una procedura, che tra l'altro stiamo inserendo anche nei nostri videotutorial di Ranking Coach, che permette di mandare direttamente un link all'email del cliente, insomma al contatto del cliente, che poi arriva direttamente sul tab della pagina Google My Business dell'attività per lasciare la recensione. Giusto? Allora, sì, due cose. La prima è che Google è sempre avaro di successi, e che questo, a differenza di come insomma, intanto possiamo pensare, non succede sempre. Ci sono intere pagine Wikipedia dedicate a cose che Google ha provato a fare fallendo drasticamente, no? E tant'è che ancora oggi, al netto di un Google Plus che è chiuso ieri, per esempio, vediamo come lui, come motore di ricerca, ha un predominio totale, no? Ma su altri, quando si muove al di fuori da là, diciamo così, talvolta fatica. Questo è un dato di fatto. Quando fatica, tende a essere più generoso. E questo è una paraculata assurda, però di fatto questo è quello che accade, no? Ecco, le recensioni all'interno di Google My Business si contestualizzano esattamente in questa condizione. Allora, non solo sono rilevanti, sono importanti e ti danno la possibilità di scalare proprio il posizionamento geolocale all'interno delle schede, ma io credo che vadano addirittura a influenzare il trust del sito. Quindi sono importanti per Google My Business, ma sono importanti anche per il sito.
Questo proprio perché laddove c'è una corrispondenza diretta dell'utente che manifesta un qualcosa di positivo, una preferenza di fatto, chiamiamola preferenza, Google è sempre molto attento a raccogliere le informazioni e quindi a restituire poi quel risultato a discapito di altri. Le stelline in questo sono veramente il tallone di Achille, cioè sono il nervo scoperto, perché è una manifestazione palese di consenso da parte dell'utente. In un luogo dove comunque Google fatica, dicevo prima, a uscire, perché se parliamo di recensioni, oggi il mercato non è certamente di Google, no? Trustpilot è probabilmente tra i leader, esistono altri portali come mi viene in mente eShoppingAdvisor.com che fanno un lavoro eccezionale in questo. Google non certamente ha il predominio. Pensa che banalmente sì, dai, un TripAdvisor, l'abbiamo detto prima. Quindi lì fatica è più generoso, la recensione è importante per la scheda, ma anche per il resto. Quindi, quando tu suggerisci di imparare a chiedere le recensioni tutta la vita, cioè questa è una pratica buona, semplice e che ha un impatto diretto sul tuo potenziale utente. Nel mio blog, le recensioni non a caso sono nei punti nevralgici. Nella pagina contattaci, se vai sulla landing page del corso trovi tutte le recensioni da sotto l'altro, ci sono intere bibliografie su sta roba qua. Quindi il business online probabilmente che è debole dal punto di vista dell'attenzione, no? Perché è molto confuso, c'è rumore, si fatica a capire che laddove hai 1.000 scelte, che già questo basta per non prenderne manche una come condizione, no? Sia necessario trovare elementi ai quali ancorarsi. Le recensioni fanno esattamente questo, quindi possono davvero influire direttamente in quel momento in cui devi convincere chi sta dall'altra parte della schermo. Perciò benvengano su Google My Business, ma benvengano proprio nel business in generale. Certo, sì, in generale, certo. Va bene, grazie Roberto. Io qui ho visto che non ci sono altre domande, te le ho fatte io, quindi spero che siano servite anche ad altri utenti, no? Come maggiori informazioni, magari anche loro avevano questi dubbi, volevano delle risposte a queste domande. E prima di lasciarvi, di salutarvi, di salutare te, Roberto, vorrei ricordare i prossimi appuntamenti, appunto che sono all'interno del Ranking Coach Marketing Lab, che sono, parleremo appunto di tool dalla produzione al monitoraggio con Bernardo Mannelli di Tool per Startup. Poi parleremo di come scrivere contenuti online con Valentina Turchetti, content editor italiana e organizzatrice del Marketing Business Summit, un evento a Milano che appunto ormai è il terzo anno che si fa. E poi parleremo dei quattro motivi per cui un'azienda deve utilizzare le recensioni, visto che abbiamo parlato di recensioni, molto importante, con Claudio Ciccarelli, Country Manager Italia di Trustpilot. La seconda sorpresa. Una l'ha detta Roberto, appunto da Roberto, Io ero qui che aspettavo. esatto. La seconda sorpresa è che per tutti quelli che ci hanno seguiti, innanzitutto grazie di aver partecipato. Per maggiori informazioni potete scrivere a me direttamente, ripeto, riceverete l'email con appunto il materiale, con tutti i tips e link che vi ha mandato, meglio, che vi ha fatto vedere Roberto nelle slide, con lo sfondo che appunto Roberto ha sul corso. E noi invece abbiamo anche appunto un'opportunità, un'offerta, uno sconto per chi è già cliente Ranking Coach, cioè per chi si approccerà appunto alla nostra piattaforma, alla nostra suite. Abbiamo un ulteriore 25% di sconto su qualsiasi pacchetto Ranking Coach. Cioè noi abbiamo diverse versioni, dalla versione pro cliente finale appunto alla versione agenzia, quella che noi forniamo ad agenzie e consulenti. Questo è il codice promozionale valido fino a domenica, quindi riceverete sempre appunto nelle slide che riceverete, avrete sempre sia questo sconto che quello di Roberto, quindi potete utilizzarlo. Per maggiori informazioni avete i miei contatti e io vi ringrazio, non mi resta di ringraziare tantissimo Roberto, spero che Grazie a voi questo ragazzi. E in bocca sia al già. lupo soprattutto per questo percorso, che ho visto i relatori, ne avrà da dare, ne avrà tanto, quindi insomma, E essere
Alla prima puntata è un grande piacere. Grazie mille Roberto. Poi ovviamente porta sempre aperta. Quando vorrai potrai ritornare, vedremo appunto magari di organizzare un altro incontro. Io ringrazio tutti i partecipanti, i nostri contatti ce li avete, vi manderemo appunto la presentazione, ripeto, sono ripetitivo, però ci tengo. E buon carnevale a tutti, visto che oggi è giovedì 28, giovedì grasso, divertitevi, famiglia, bambini, amici. Vi ringrazio, saluti da me Antonello, Ranking Coach. E da Roberto. Ciao ragazzi, buon proseguimento allora. A Grazie a tutti, alla prossima, ci vediamo ad aprile. presto. Seguiteci. Ciao ciao, grazie. Ciao ciao, ciao ciao.